Bella a tutti, raga, qui Arcibolle, bentornati nel quarto episodio di Ape Escape 1, raga. Ci eravamo lasciati qui nell'ultimo episodio, raga. Ovviamente nella stazione del tempo ci lasciamo sempre qui quando chiudiamo gli episodi. E iniziamo adesso, iniziamo a fare il quarto livello. E cambiamo era, raga, e cambiamo era, sì, perché dal quarto livello in poi si cambia era. Adesso siamo entrati nell'era cenozoica, rivo della giungla. Questo è un livello, devo dire, leggermente più impegnativo rispetto agli altri che abbiamo giocato prima, insomma, negli scorsi episodi. E abbiamo un nuovo gadget. Cosa ci sarà mai? Questo me lo ricordo bene. Questo è il radar. Scimmie ti aiuterà a trovare le scimmie. Sì. Questi te li mando, così li provi. Questi te li mando. Devi completare l'allenamento per passare al livello successivo. Sì. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Vai. Adesso andiamo nell'area addestramento, la famosa area addestramento, raga, nella quale, come potete vedere in alto a destra, abbiamo soltanto il gadget in questione, non abbiamo nessun altro gadget. Come funziona questo gadget? Vabbè, ce lo spiegano qui. Il radar per scimmie è un gadget per trovare scimmie. Ma dai! Fallo girare ruotando la levetta a destra. Vabbè, questo era un gioco anche per bambini, raga. Il suono cambia quando il radar rileva la direzione di una scimmia, sì. Più vicino sei alla scimmia, più forte sarà il suono. Puoi trovare le scimmie facilmente ruotando la levetta a destra. Quindi, in questa maniera, vedete, inizia a vibrare tutto e appare l'icona, significa che c'è la scimmia. Trova la scimmia nascosta nella cassa usando il radar, l'uscita si aprirà quando avrai trovato 3 scimmie. Trova le scimmie usando il radar, poi sali sul dispositivo rosso per aprire le casse. Intanto il suono generale del gioco sta andando tutto a puttane, ma ok. Ok, rieccoci qua, raga, scusate, mi era un attimo crashato il gioco, ogni tanto capita con gli emulatori, raga, essendo appunto emulatori e non giochi di per sé. Comunque, qui c'era una scimmia, yes, e l'abbiamo presa. Poi, qui... Anche qui all'interno, come potete vedere, c'è la scimmia. Vabbè, non è difficilissimo da capire il meccanismo, insomma. Qui non c'è assolutamente un capo. Qui non c'è un capo. Qui non c'è un capo. Qui c'è la scimmia. E l'abbiamo trovata. Abbiamo trovato 3 scimmie e quindi si è aperta la porta. E vabbè, insomma, era un... Anche questa la stanza di addestramento. Ora usa il radar per davvero. Per farlo premi spazio e potrai selezionare i gadget. Devi impostare il nuovo gadget prima di poterlo. Sì, perché i tasti in questo gioco, raga, vengono utilizzati soltanto ed esclusivamente. Spike, i tasti. Stai per entrare in un periodo detto cenozoico. È l'era successiva all'estinzione dei dinosauri. Dinosauri. Non dovrebbero esserci esseri umani, ma ho riscontrato qualche segno di civiltà. Se non è opera delle scimmie, sarà una grande scoperta scientifica. Mi piacerebbe proprio studiare questo fenomeno, ma prima dobbiamo trovare le scimmie. Certo. Ah, sì, forse l'hai già notato. È più facile catturare le scimmie se ti avvicini senza farti notare stando basso o nascondendoti. Basso. In questo modo ti noteranno meno rispetto a quando stai in piedi immobile. Spero che questo suggerimento ti sarà utile. Bene, conto su di te. Cioè, sto seriamente iniziando a pensare che abbiano trovato il primo per strada e gli abbiano chiesto: vuoi fare il doppiatore? Quello sì, ok. Dall'accento sembra straniero, neanche veneto. Ok, è partito un'altra cazzo. Mi sto zitto. Salve, ti stavo a dire una cosa. Ma... al laboratorio, come va? Mi chiamo Spectre. Sono il conquistatore della nuova terra e il capo delle scimmie della nuova era. Tu, ma non sei la scimmia di prima? Che cosa succede qui? Spectre, ma non sei tu la scimmietta del parco dei divertimenti? Cosa? È quella tenera e adorabile scimmietta bianca! Beh, non ricordo. Posso solo dire che ho acquisito una notevole conoscenza e grandi poteri. Lo devo a lei, professor, per aver inventato il casco. Ascoltami bene, Spectre. È vero che il casco a punta che hai preso ti permetterà di utilizzare la tua conoscenza latente quando lo indossi. Potrebbe anche fare di un genio, ma è ancora incompleto e per ora è molto pericoloso usarlo. Incompleto, penso abbia detto. Mi raccomando, restituiscilo subito. Incompleto? Ma se è una fantastica invenzione. Comunque è troppo tardi. Abbiamo già costruito un nuovo casco a punta da soli. Il mio è una versione speciale, potenziata. Come? Manderò i miei compagni e i miei mostri in varie epoche per riscrivere la storia della Terra. Gli uomini non saranno più la specie dominante. Conquisterò il mondo.
Non cercate di fermarmi. Attaccherò senza scherzarti. Ma cosa dici? Spike vi creerà tutti senza problemi. Giusto, Spike? Oh, sì, Spike saremmo noi. Ho preparato un buon compagno di giochi. E quello è il nostro amico. E l'audio sta andando decisamente a puttane. Pensavo di sistemare le cose con te un giorno. Senti, ti sconfiggerò e non c'è nulla che tu possa fare. Perché Buzz è là? Cos'è successo? Sei completamente diverso. Buzz, cerca di riprenderti. Senti? È inutile, Cathy. È sotto il controllo di Specter. Esatto, professor. Quello che vedete qui non è più il vecchio Buzz di prima. È rinato. È rinato. No, mi divertirò a vedere i vostri sforzi. Vi saluto. La saluto e vi ringrazio. Forza Roma, abbassolato. No, ok, stiamo un po' usciti dai temi. Comunque, volevo spiegarvi un po' la storia del gioco, la lore del gioco, ma ve l'ha spiegata questo filmato. L'audio era un po' andato a puttane, ma cercherò di sistemarlo io in post-produzione. Dobbiamo catturare 6 scimmie. E in questo livello ci sono 14 scimmie e 4 Specter Coin, come avete potuto vedere. Adesso anche voi iniziate ad assaporare un po' le meccaniche bene del gioco, raga. E possiamo iniziare a giocare un po' sul serio. Allora, seleziona gadget. Come potete vedere, qui ci sono svariati gadget. Per il momento mi metterò, come potete vedere lì in alto a destra, il gadget del radar nel tasto rotondo. E appunto vi stavo dicendo che i tasti rotondo, triangolo, quadrato, X, sto sputando tutto, vengono utilizzati soltanto ed esclusivamente per selezionare gadget. Tutto il resto si fa con le levette analogiche in questo gioco, raga. Oh merda, qui ci sono i calabroni che rompono il cazzo. Anche questi calabroni erano una cosa che mi dava molto fastidio all'epoca quando giocavo il gioco. Ok, anche quelle piante carnivore. Fantastico. Ora, qui uno direbbe: come facciamo a sapere dove sono le scimmie all'interno di questi cosi? A parte che, vabbè, come potete vedere, si muovono. E poi anche col radar. Ora, c'è questo calabrone che dobbiamo fare fuori, ok? E dobbiamo stare pronti col retino perché qui c'è la scimmia di merda. Yes. Fantastico. E ne abbiamo presa una su 6. Quello, come potete vedere, sono delle magliettine. Le magliettine, ad essere sincero, non mi ricordo molto a cosa servono. Qui su due piedi non me lo ricordo. Fantastico. Grazie di averci dato un colpo, ma ci ha comunque ridato la vita. Qui c'è una scimmia, quindi pronti col retino. No, scimmia di merda, vieni qua, dov'è? Ok. Ci sono tante cose da dire su sto gioco, raga. Sto cercando di dirvele nel minor tempo possibile, ma individua una scimmia attiva la telecamera per scimmie con L2. Osserva le scimmie in azione. La telecamera L2 ha qualche limite. Se le scimmie sono troppo lontane, non è sempre possibile osservarle. Allora, se noi premevamo... Ecco, vedete, se premiamo L2 ci dà delle informazioni sulla scimmia. Velocità 1, quindi è lentissima. Attacco 2, quindi ci può attaccare. Allarme è la facilità con il quale questa scimmia si può allarmare dalla nostra presenza. E come potete vedere, ogni scimmia ha un nome. Questa si chiama Eyeball, credo. Ed ha un mitra, cosa molto importante, quello che vi stavo dicendo. Vedete, a parte che se ne è accorta subito di noi. Però comunque, ci sono vari tipi di scimmie in questo gioco. Ci sono quelle innocue che lanciano soltanto le bucce di banane per farci scivolare, che non ci tolgono neanche la vita. E poi ci sono quelle un po' più complicate, tipo quella che praticamente possono... Porca miseria, regà. No, no, salta. Merda, merda. Fanculo, pianta carnivora di merda. Ah, di nuovo, ma serio? Oh, fantastico. Merda, merda, ci sta sparando. Ecco, come vi stavo dicendo, ci sono anche questi tipi di scimmie un po' più aggressive che ci possono addirittura togliere la vita. Ah, e le piante carnivore ricrescono. Fantastico. Ancora allarmata quella scimmia di merda. Maledizione. Ok, possiamo anche accucciarci così. Però in questo momento noi dobbiamo tenerci la spada. Fare un salto. Porca. No, ecco, vedi, porca di una puttana Eva, che significa quando le scimmie sono aggressive. E pensate che questa non è neanche il tipo di scimmia più aggressivo. Ci sono delle scimmie più avanti nel gioco veramente incredibili. Lanciano le bombe, sparano, lanciano di tutto. Ci sono delle scimmie molto, molto aggressive. In questo momento siamo a... quante scimmie? Ok, 3 scimmie catturate su 6.
e procediamo in quest'altra sezione del livello, regà. Ok. Qui mi sembra che è un punto. È stato rilevato qualcosa dall'altra parte di quella vallata. Hai bisogno di un gadget di volo per passare sopra la vallata. Se non ce l'hai, te ne faccio uno. Sì, ce lo farà in futuro. Ok. Qui, quindi non possiamo fare praticamente nulla. Perché ci servirà, come ci ha detto, un gadget di volo che ci consentirà di arrivare poi da quella parte lì, su quel coso lì che vedete, per poi andare lì e procedere nell'altra parte del livello. Quindi, torniamo indietro e cerchiamo le altre scimmie, raga. Allora, dove cazzo sono? Dove siete? Le. Che cazzo mai? Droppato. L'immortà a Citua. Allora, vediamo se qui in acqua c'è qualcosa. Non sembra esserci un cazzo. Ah sì, qui c'era un'altra sezione del livello. Andiamo per di qua, raga. Merda, quella si è accorta. No, cazzo. No, merda. Avete visto quella scimmia? Ecco. Maledizione. Maledizione, raga, è salita nell'UFO. E quando salgono nell'UFO è un problema, perché sono molto OP, come si suol dire. Perché ci possono sparare. Porca di una. Ci possono sparare dall'UFO. E per adesso mi sa che neanche possiamo fargli niente, raga. Perché non abbiamo dei gadget. No! Merda. Che ci consentono di contrastare una scimmia sull'UFO. Quindi mi sa che c'è poco e niente che possiamo fare qui. Anche qui sopra mi sa che non ci possiamo andare, vero? No, non ci possiamo andare. Ci servirà un famoso gadget di volo. Non possiamo fare nulla, raga. Perché ancora non abbiamo i gadget per fare nulla. Vabbè, proseguiamo da un altro punto. Perché qui non possiamo fare veramente nulla. Ma do cazzo. Sanno le altre scimmie di merda. Dobbiamo andare qui, se non mi ricordo male. Ok, sì, dobbiamo andare all'interno di questa specie di ponte marino. Ok, mio Dio, raga, questa è una sezione molto particolare del gioco. Perché? A parte il fatto che è cambiata la musica, quindi qualcosa vi dovrebbe dire. Ma comunque, c'è questa scimmia che si sta arrampicando lì sopra ed è una fannullona, come abbiamo visto dalla descrizione. Allora, sbrighiamoci a uscire dall'acqua. Ora vi spiego perché. Questo fiume è pericoloso, ci sta uno strano pesce, se entri in acqua ti dà la scossa. Ti ho messo a disposizione una barca a remi, usala. Ok, ci dà le indicazioni per usare la barca. Eccolo lì, raga. Non avete idea di quanto cazzo mi cagavo sotto da ragazzino in questo punto del gioco, ma ok, vabbè, tralasciando sti piccoli dettagli. Dobbiamo utilizzare la canoa, ed è molto particolare, raga, perché dobbiamo usare entrambe le levette analogiche, quindi sembrerà proprio di... Se ci dà la scossa sulla barca non ci succede nulla. Però dobbiamo proprio virare come una vera e propria barca, però con le levette analogiche, raga. E i comandi sono abbastanza anche complicati, però... Vedo che comunque un minimo riesco a gestire la situazione. Ah no, non riesco a gestire un cazzo. Ok. E possiamo finalmente aggrapparci qui e andare a catturare quella maledetta scimmia. Devi tornare indietro nel tempo, scimmia di merda. Presa. Yes. Che pensavi che bastava un semplice pesce che ci dà un'apparente scossa elettrica per fermarci, per stopparci, ma neanche per sogno. Comunque dobbiamo cercare, raga, veramente di non cadere da questa barca a remi, perché se cadiamo poi è un vero e proprio problema. Oh merda, mi sto andando a schiantare. Perché ci raggiunge il pesce in men che non si dica e ci dà la scossa. E ripeto, finché ce la dà mentre siamo sulla barca è tutto ok, ma sembra facile, raga, ma è più difficile di quanto si pensi. Che se sbagli di un minimo... Ok, ti torna indietro in una maniera assurda. Vira, 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 porca miseria, vira. No, dall'altra parte, ok, vai. Merda, raga, poi ci sono i comandi invertiti, è ancora più complicato. Ok, ce la faremo mai? Enchia. Vabbè, da qui in poi possiamo anche andare senza canoa, diciamo, raga.
Il mostro non ci raggiunge più qui. Se trovi uno strano congegno, colpiscilo con la spada ed esaminalo. Ti è piaciuto nuotare veloce con il tasto R1? Sì, vabbè. È inutile che mi stai lì a ricordare che posso nuotare con il tasto R1. Lo so. In effetti noi, regà, da qui in poi possiamo anche proseguire con questo. E raccogliere tutti i vari... Ok, merda. Quel pesce. Dobbiamo tenerci alla distanza da quel pesce. Ora dobbiamo aprire questa porta in questa maniera. Ok. E poi al 3, 1, 2, 3. Via di corsa. Maledizione. Ok, ce l'abbiamo fatta, raga. La scimmia non si è neanche accorta della nostra presenza. Keeper, livello scimmia 1. È una cagata proprio. Preferisce dormire. Sì. Muori, scimmia di merda. Ok. Cioè, muori no, però sii catturata è il termine esatto. Proseguiamo nell'ultima parte, nell'ultima sezione del livello. Qui ci sono altri pesci maledetti che ci danno la scossa. Quel pesce lì, se noi eravamo senza barca, non esitava due secondi a darci la scossa. Ora, maledizione sti comandi, regà. Ok, che era ancora un progetto in fase di sperimentazione, il DualShock analogico, però ok. Come potete vedere... No, merda! Madonna, regà, ste piante carnivore che non si vedono. Maledizione. Ok, tanto così non ci tolgono la vita. Questa scimmia Bubs, livello scimmia 1, bellissima. Se lo decide? Ok. Come potete vedere, questa scimmia ha un fucile, quindi sbrighiamoci a catturarla. E abbiamo finito anche questo livello, raga. Ce l'abbiamo fatta. Come potete vedere, quest'era è molto più, non dico complessa, ma molto più larga dal punto di vista di livelli. Infatti ci abbiamo messo di più, questo episodio è durato di più, anche se probabilmente lo editerò in alcune parti. Bravo, ce l'abbiamo fatta. Ok, sì, fantastico. Ed eccoci qui nella stazione del tempo, raga, anche questo episodio è giunto al termine. Io spero vi sia piaciuto, se è così vi ricordo che potete dimostrarlo con un bel like. Mi raccomando, continuate a supportare sta serie, raga, perché personalmente è una delle serie finora preferite mie sul canale, quindi mi raccomando. Io vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E niente, raga, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Ape Escape. Bella per voi, raga.